giornata Copra Ardelia. Per presentare la nuova squadra, la società biancorossa ha deciso di organizzare una maratona di incontri con istituzioni e studenti, coinvolgendo i giocatori, tifosi e appassionati. Siamo andati all'Università Cattolica, dove abbiamo incontrato Samuele Papi e Valerio Vermiglio. È una cosa molto carina, è una bella cosa che ha fatto la società, perché penso che la Copra sia molto radicata nel territorio e quindi è bello farci conoscere un po' da tutte le parti, portare anche magari più gente a vedere la pallavolo e magari invogliare a dei ragazzi a iniziare a giocare a pallavolo. Quindi è una cosa per me molto bella, mi fa molto piacere essere disponibile per questa cosa qua. Sport e studio, come coniugare le due realtà? La mia famiglia mi ha sempre indirizzato a studiare, una cosa che era corretta anche nello sport, cioè io avevo il dovere di andare bene a scuola, di portare comunque la sufficienza a casa per potermi divertire al tempo come era nello sport. Poi è diventata una cosa che si è unita sempre di più, perché grazie anche ai risultati, oltre al poter studiare anche se un po' più lentamente grazie alla carriera sportiva, sono riuscito a portare a termine la laurea in scienze tecniche dello sport, quindi è una cosa che sicuramente per me è stata importante e che spero e conto di trasmettere anche ai miei figli. Ieri match positivo, un amichevole contro Trento, come sta andando la preparazione per il campionato? Il match è stato sicuramente molto positivo, non solo per la vittoria ma per come abbiamo giocato. Stiamo preparando comunque duramente, stiamo lavorando fisicamente con 3 sedute di pesi alla settimana, quindi sono pesanti, però credo che la squadra sta crescendo sempre di più. Leru è arrivato soltanto da 2 giorni e deve ricoprire un nuovo ruolo che è quello da opposto, però stiamo procedendo bene. Siamo ancora un cantiere aperto perché manca ancora Mario Junior, che è l'altro libero, quindi penso dalla prossima settimana saremo tutti gli effettivi per cercare di migliorare e arrivare in forma per il primo appuntamento, che è la Supercoppa italiana. Stiamo cercando di entrare in forma dopo un'estate, quindi una preparazione che comunque per noi più anziani è più lenta, è un po' più complicata, però stiamo anche costruendo la squadra, i meccanismi di squadra. Sicuramente partiamo non da favoriti, non abbiamo molta più esperienza, però con Macerata ha un potenziale molto più ampio. Siamo pronti per fare il nostro meglio e se loro non se la vorranno prendere saremo ben lieti di darci il nostro per arrivare in fondo.